tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su Metal Gear Rising Revengeance. Nello scorso episodio ho imparato a parare, ed era la cosa fondamentale in pratica, però oltre a quello stiamo ancora ricercando i terroristi. Però mi hanno messo contro un po' di robe e quindi, dato che dovevo imparare a parare, ci ho messo davvero tanto ad avanzare. Adesso vediamo cosa sta succedendo qui, sembra che abbiano un ostaggio, forse li posso uccidere da dietro. No, no, non lo posso, non li posso uccidere dietro, perché c'è un tizio, una cosa volante. Ho appena visto qualcosa di volante, ho paura. Sembra che lanci proiettili, quindi niente, nulla di che. In teoria solamente sarà difficile prenderlo, dato che è volante. Dai, tanto ormai nessuno mi può più fermare. Ho imparato a parare. Nessuno mi frega ormai. Guarda, già ne ho ucciso uno e sta per morire pure il secondo. Sì, le mie parate non si sbattono a quanto pare oramai. Ecco, un altro è morto. Adesso mi manca il tizio volante, non so proprio come prendere. Forse saltando, tipo così. Toh, pezzo di merda, come fai a continuare a volare se ti sto colpendo con una figa di lama? Salto di nuovo, salto, io ti, salto e ti piglio, salto e ti piglio. Giustamente, no? Tanto però ammazzo quello che c'è qui per terra nonostante la telecamera, mamma mia. In sto gioco la telecamera è qualcosa di assurdamente difficile da governare. Via, c'è qui, ti piglio. Ah, sì, ce la faccio. Dai che è morto, gli ho distrutto le ali, credo. Figo, chi manca? Ah, sei tu. Come ti raggiungo, zio? Ah, ok, Raiden ce la fa. Raiden, non... lui fa i saltini belli alti. Tra l'altro si porta su pure con le spadate, violando ogni singola legge della fisica. Ma, cioè, finché lui lo può fare, chi sono io per negarglielo? Stiamo parlando di un cyborg che ha appena distrutto altri quattro tizi cyborgati. Allora, che succede qui? Lancia razzi. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Ma non posso far scoppiare tutto col bazooka. Ok, devo staccare la mano a qualcuno. Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Va bene, Kevin, vado, vado a cercare una mano, la devo mozzare. Carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Ok, quindi la modalità avanzata come si attivava? Di sicuro non così. Ma che cosa ho fatto? L'ho colpito senza volerlo. Ma figo. Ma penso un po' a te. Ho lanciato un razzo e li ho colpiti pure. Dai che faccio pure sta modalità qui, che è bella figa. Vai, vai. Ma devo colpire pure delle zone in questa modalità, a quanto pare. Ogni tanto, vabbè. Ho preso una mano? Non mi sembra che sia una mano. Oh, sta arrivando qualcuno. Devo però ancora capire come si attivava la modalità speciale. Così, e lui è l'obiettivo, il tizio che è qui dietro. Mi devo avvicinare pian piano e fare un bellissimo attacco furtivo. Questo qui non era un attacco furtivo, Raiden, però va bene. Bene, è morto. E dovrei avergli preso il braccio, vero? Ah, dovevo fare lo stealth, eh? Mi scusi, Doc. Ma volevo ucciderlo in maniera stealth, però ho sbagliato un pochettino e ho mancato tutte le mani. A quanto pare posso prendere le mani in una maniera speciale, che poi le dovrei dare al Doc, però non ho capito come. E quindi a questo punto mi hanno detto taglia la porta. Sono un fallimento. Modalità Blade, se taglia tutto. Ok, a quanto pare la modalità mi fa vedere i punti deboli. La via della violenza, zi. C'è un po' di gente qui in cima, eh. Nessuno mi vede, nessuno mi vede. No, mi sa che qua mi vedono. Provateci quando io non saprò più parare, eh. Che ormai l'ho imparato, figa. Parate entrambi, madonna. E lui è esploso. Easy. Ok, quello grosso è morto. Buon per me. E te ti tagliuzzo. Easy. Così con i caratteri giapponesi che compaiono a caso. Vedi? Non provare mai più a sfidarmi, stupido stolto. Ho delle granate però. Forse posso usare queste per far esplodere quelli che sono di sopra. Ti dovrebbe attraversare così, via. Cazzo! Sono un idiota. Però gli ho fatto esplodere la zona dov'era. Infatti è sceso, ciao. Ebbene, facile. È andato non secondo i piani, ma ha funzionato. Voglio passare! Qualcuno mi faccia passare, no, che gli dica qualcosa. Ok, grazie. Porca vacca, Raiden, ce la facciamo, dai, ce la facciamo. Ah, ce l'ho fatta. Finestra. Vediamo chi incontriamo adesso. Gli spacco il culo, lo giuro. Lo spacco di botte. Tanto so come parare. Adesso mi spacca lui, chiunque ci sia qui. Madonna che zoom. Lo voglio pure io. Potrei spiare nei bagni di chiunque. Oh. Dolzaev. Chi è? Chi è Dolzaev? That woman.
È fake. Ma non puoi fare lo zoom pure per l'audio esattamente. Tra l'altro sta registrando, eh. Adesso si gira, mi vede e mi tira una pizza. Ma mi vede? Sì, mi vede decisamente. Zoom 100%. Doc, guarda, è sparita, adesso mi spunta da dietro. Reden ti ha visto palesemente. Secondo me fra un po' me la ritrovo dietro e mi ammazza, sta tizio. Sembrava importante. E vabbè, andiamo alla raffineria, ammazziamo tutti. Allora, c'è qualcuno di brutto qui? Ah, sì, c'è qualcuno decisamente. Allora, forse alcuni di loro li posso anche uccidere in maniera stealth, se Raiden me lo permette. Ecco, lui si è girato. Io vado dietro a sto tizio. Biazione. E la madonna! Me lo dici così? E a sto qui gli vado da dietro e lo ammazzo pure. Madonna, ce l'ho fatta finalmente a farne due stealth di fila. Ma chi sono? Chi sono? Sei stato bravo, grazie, sono felice. E uccidendoli così mi danno roba? Oh, sì, chip olografico. Non so che cosa sia. Ah, c'è una macchina, no. Meglio ammazzare prima gli umani, allora. Un umano sta qui sopra. No, non mi hai visto, non mi hai visto mai. Sta arrivando la macchina, sta correndo come una pazza. Guarda che salita qui. Raiden, però, già che c'abbiamo poca vita, poi ti fai schiacciare dalle macchine, porca puttana. Eccola che è arrivata, adesso combattiamola. Para, bravo. Bravissimo. Un altro. Ma è ok, gli tagliuzzo le gambe. Oh, che belle le mosse speciali. Ficchegli la mano nel culo. Guarda, posso attivare. Ah, è già morta? No, attivo. È già morta. Benissimo. Ok, devo andare in giro a cercare assolutamente delle cure. Questo qua è una granata, non una cura. Ci sarà un'altra cassa qui, infatti. Grazie. Una cura? Oh, sì, grazie. Ah, altra cura pure, grazie. Così in caso che c'è una boss battle la posso usare lì. The caller's position is on your soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Ah, è una missione secondaria? Mi dà magari più esperienza, qualcosa. Qui in mezzo. Oh, elicotteri? Ah, vediamo, lo riesco a raggiungere subito, però no? Ok, dai. Salto e lo ammazzo. Si sono colpiti a vicenda, fighissimo. Ah, ecco, dai che sto saltando tutto quanto. Adesso la modalità lama, via. Tagliuzzato, tipo, come se fosse burro. Adesso tocca all'altro. Porco due. Ho lanciato una granata. Sì, ho lanciato decisamente una granata. Ma che cosa è successo lì? È volato tutto. Ma si è pure incastrato. Dai che c'è la corsa pazza. E posso salire? Ho sbagliato tutto. Bravo Raiden, dai che ce la facciamo. E iniziamo a tagliuzzare, via. Via tutto. Bene, fatto. Mi hanno tolto semplicemente metà vita. Ho sprecato metà vita lì. Sono infami gli nemici volanti nei videogiochi. Boris, che vuoi? So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Sicuramente. Most likely it is Desperado running security down there. Va bene, allora andiamo. Hello, ciao recinzione, ciao, come va? Te taglio. Nemmeno in Wii Sport Resort tagliavo cose così. Che merda è successo? Che merda siete voi? Ma che cazzo? Sono tipo i bambini di The Forest, te ne mettono 5000 e ti saltano addosso, no? Che figa sei! Via, bambini di merda, vi tagliuzzo tutti, uno ad uno. Con la mia modalità fighissima. Non so nemmeno che cosa gli abbia fatto, ma credo di avergli fatto male. Guarda come mi ammazzo tutti. Morite. Quanti figa sono. Un attimo vi tagliuzzo un pochettino, che qua c'è troppa gente. Guarda qui, guardalo lì. Tagliuzzato. Ah, vedi che facendo questa modalità posso tagliuzzare di tutto. Guarda. Però si deve ricaricare ogni tot. In realtà sembra che si stia continuando a ricaricare a forza di uccisioni. Grazie di tutto. Quindi devo usare un po' di più sta. Ma che ci fai tu lì per terra? Lo tagliuzziamo per bene noi. Mi sta togliendo 5% di vita alla volta perché sono troppo lontano. Mi dispiace. Che tristezza. E adesso taglio anche sta porta. Ma che cosa ogni volta qui? Che cosa succede? Ogni volta volano le cose. Se attacco questo qui esplodo. No. Sì, esplodo.
Scusate, non provo più. Ah, e ovviamente. Ma che bello che posso tagliare tutto quanto. Non so perché mi sia uscito sto accento. Ci sono le telecamere, però. Non le posso tagliuzzare? Tipo come tutto il resto. Io vado per di qua. Oh, non vado per di là. Forse posso passare da sotto. Me ne frego. Vado a prendere la cassa. Che cos'era? Una bomba? Un'altra. Un sacco di tipi di bombe, ma non riuscirò mai a capire la differenza l'uno dall'altro. E dimmelo prima! Ah! Sì che lo usano, porca puttana. Me lo devi dire un po' prima, Boris. Adesso sto distruggendo tutti, tranquillo, stai tranquillo, Boris, qua, ammazzo tutti. Guarda qui che bello. Ma che cosa ho appena fatto? Ok. Fighissimo. La modalità lama. Oh, se l'ha usata bene è mega figa. Via da me, bambino schifoso. Adesso te, adesso te. Ah, ma la... Ah, che merda sta succedendo, aiuto. Spostati, Raiden. Taglia sta merda, taglia le videocamere. Bravo che hai tagliato la torretta, bravo. E su di te uso la modalità... questa qui. Ez. Boom. Mi ricarico la vita, quindi così. Perché non lo sapevo prima? Cioè, io sto... lo dovevo scoprire nel primo episodio, sta cosa. Non nel terzo. Vabbè, c'ho un razzo. Porca vacca, Boris. Avvisami dove ci sono le cose brutte. Guarda, m'hanno già perso. Non è vero. Sono qui. Sono sempre stato qui. Non mi hai mai perso. Adesso ti tagliuzzo. Adesso ti tagliuzzo, figa. Vi tagliuzzo tutti prima che le torrette mi ammazzino. Allora, devo... Fammi spostare! Devo capire come contrastare queste torrette, dato che mi stanno sparando come non mai. Me ne vado, forse da qui sopra non mi possono colpire. Minchia, sono scappato in maniera poco furtiva. Ok, qui torrette non ce ne sono, quindi se arrivate qui io vi ammazzo tutti. Sì, vieni qui, piace. Sto morendo, ma che cazzo sta succedendo qui? Ecco, mi sono curato. Quella lì era una bomba. Mi sono lanciata ai piedi. Oh, finalmente ti posso tagliuzzare per bene, oh. E intanto a te ti tagliuzzo in un'altra maniera, così. E mi curo pure. Easy. Maronne. Oh, l'hanno capito. Le torrette sono infami, rompono tantissimo. Porca. Cioè, ma tu ti metti davanti a me con un figa di lanciarazzi? Ecco che mi sono ricaricato di nuovo tutto e mi rubo il tuo interno. Un po' troppo lontano, eh. Sei già morto. Non mi sono riuscito a curare con te. Però me ne posso andare. È stato molto bello, ciao. Gna, gna, andiamo. Qui non era dove c'era la tizia. Ah, in caso faremo un bel combattimento. È vero, arato. Finché uno contro uno e mi devo concentrare soltanto su di lei, ce la faccio. Poi se uno versus tantissimi, io qui esplodo. Non mi riesco più a concentrare. Comunque l'ho vista un attimino, eh. Mi sa che devo provare a affrontarla. Oh, sì. Dosaev, where is he? Ah, veramente veniva chiamato. Ok. I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here. I am Mistral. Ciao, Mistral. The cold wind of France. Oh no! And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. Se vuoi, Jack lo squartatore passa da Londra a Francia e ti ammazza! Even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. Ma chi gliel'ha chiesto? And appunto. We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. Comunque non gliel'ho ancora chiesto. But I butchered those fuckers. Hmm? My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. Buono. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. È un motivo di vanto? I'd found my calling. Proud of that, are you? Appunto. What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. E niente, si denudano. Jack che fa sto effetto. One after another. Not once. Che figa c'ha addosso? I was adrift, without challenge, without purpose. Ci sono i bambini, Jack. Tanto loro sono facilissime da ammazzare. And then I met him. Ah, non la stavo manco più ascoltando. Chi hai incontrato, scusi? And I knew what I had been missing.
His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. Sì. What are yours? I protect the weak. Bravo, Jack. Still? Ma non se lo meritava, poverino. Guardalo, una mano sola. Oh, ma vuoi smettere di bullizzare quel povero robot? Vedi che bello. Sì, effettivamente ha ragione, Jack. Che merda sta facendo la tizia? No, non mi dire che tipo adesso gli spunteranno mille braccia. Come immaginavo. Figa, sta qui, mi toccherà in posti oscuri. E con tante braccia, ogni volta una diversa. Non mi piace, Jack, ho paura. Figa, è diventato lo Slenderman. Non mi guardare mai più così. Cos'è, un coltello per braccio? La madonna, usa le braccia per combattere? Ma che figa sei! Innanzitutto vedo che devo pure badare ai tuoi bambini, Quindi è un po' un casino qui in mezzo. Un casino bello grande. E tra l'altro non sono manco full vita, mannaggia a me. Però intanto vedo di sterminare i tuoi piccolini e poi penso a te. Madonna, stavo ancora attaccando e mi ha colpito. Forse è meglio sempre rimanere nella sua direzione, così la riesco a parare e poi tagliuzzare. Via tutte le braccine, via tutte quante, via tutto. Uso tutta la carica. Però mi sa che è saltata via, le ho tolto tutte le braccia. Figo, però è ancora al 90% di vita la zia. Aia. E c'è qui. No, non prendere. Che figa sta succedendo, aiuto. Non prendere i bambini. Non prendere i bambini, tu che cazzo applaudi. Beh, l'unica cosa che possono fare, forse, ho tutte queste braccia. Sì, si calmi, si calmi. Che figa sta facendo. Può scendere un attimino di nuovo, grazie, che la rinizio a tagliuzzare per bene con la mia modalità figa. Ok, dovevo forse parare quello lì, già. Decisamente. Oh, basta pararsi, bravo Raiden. Bravo Raiden, spaccalo di botte, mentre i suoi bambini guardano. Oh, ma basta pararti, ti tagliuzzo. Forse no. Ok, ho fatto di nuovo qualcos'altro. Rinizio a tagliuzzare anche un po' i suoi bambini, magari. Ah, che palle muoversi con sta telecamera. Cosa devo fare per... Ok, si è rifatta le braccia. Sono pure tornato full vita. Ok, avrò preso qualcosa per terra. Ciao zi. Ah, almeno non mi sono fatto male. Sono ancora al 100%. Era una bottarella. Posso tagliargli il braccio, il bastone, via il bastone. Che figa succede, vabbè. Che cazzo. Così. Figa, è volata via. Guardala. Oh, un po' mi dispiace, l'ho fatta volare in tutt'altra zona. Minchia, io qua cado sicuro. Via, vieni qui. Figa, dove figa stai sparando, zi? Ah, mi ha tirato i suoi robottini di merda, eh. Ti pareva se non mi doveva arrivare da dietro? E io ti tagliuzzo. Ma se n'è andato. Aia, ha fatto male questo, forse. In realtà sono ancora full vita. Dai che ti tagliuzzo, porca. No. Dai che però gli sto togliendo un bel po' di vita adesso, che mi ha dato le spalle sta stupidina. Sì, gli ho appena dato della stupidina, ok? Sì. Buono. Bravo Ray. Tagliuzzala. Aia, un po' pure lei, ma fa male. Ecco fatto, gli ho distrutto la parata così. E ti tagliuzzo di nuovo tutto quanto. Figaro. Tutti i tuoi bambini devono morire. È saldata via. Dove figa è andato? Di nuovo lì? Quando si pare devo fare gli attacchi pesanti, a quanto pare. Intanto gli ammazzo anche gli altri bambini. Grazie per l'achievement, Steam. Ecco fatto. Che cosa sta succedendo adesso? Oh, ma basta distruggere tutto voi due. Cos'è, un gioco? È un gioco per voi? Sta povera raffineria verrà rasa al suolo se continuiamo così. Cioè, non mi immagino come saranno le future boss battle, anche con Sam. Sì, sono full vita probabilmente. E secondo te, per me questa qui è la fine? È stupida, stupidissima. Guarda come ti tagliuzzo. Di nuovo, tagliuzzata di nuovo. Ma che bello, quanto mi piace. È saldata via. Intanto bado ai suoi bambini.
E anche a lei, e mi vedo che mi salta addosso, porca. Via voi bambini di merda. Ok, sto qui mi ha colpito, lo ammetto, sto qui mi ha colpito. Troppi bambini. Figa, vorrei una tizia single, non una con 10.000 bambini. Quante volte hai fatto figli? Via, ti taglio di nuovo il bastone. Dai che tu sei al 26%, io sono al 25%, basta, se n'è andato. Ogni volta mi abbandonano tutti quanti. Via! T'ammazzo! Sei al 18%, 17, 15, 14! Troppo lento, ma se ti ho continuato a colpire. Sta qui salta e manco fosse un coniglio, porca. Ok, sono pure tornato al 100% in qualche modo. Adesso riniziamo a combattere. Ma che co... Toglimi ste cose di dosso, pervertita maledetta! Mamma mia, le perversioni strane! Oh, oh, che cos'è? Ok. Maronne. Vai, Raiden, uno di noi, Raiden. Corri. La madonna. Esplode tutto. Ok, no, era acqua. Credo. Ah, oh. Ok, ti tagliuzzo mentre sei praticamente Medusa. Cioè, una vittima di Medusa. E dai, distrutta. Che cattiveria, porca vacca. La figaggine. Era probabilmente qualche liquido che congela. Bene. Bene, mi è piaciuto. Ciao. Report. Your vitals are dropping. I tuoi segni vitali scendono. So this is how they felt. Sì. Quando pare ogni volta che sconfiggiamo un nemico forte, sentiamo le sue ultime volontà prima che sparisca, svanisca. Mi sembra che mi sa che non può resistere. È tipo... Beh, guarda com'è ridotta. Sì, lo so. Parlava con me... Ti amo per tutto mio cuore? Amore mio? Ma con chi stava parlando? Signori, comunque abbiamo ucciso Minstral! Io! Sì! Allora, posso provare a tradurre un po' di francese, il russo non lo capisco! Un attimo, so come capire il russo, forse. Te la dico io. È arrivato un lamb russo. Devo solamente riuscire a mettere le cuffie. Adesso posso parlare con mio fratello. Why would I surrender? You are exactly where I want. Shit. Amico, mi sa che non ti conviene. Raiden è più forte di quel che pensi. Loro prigione. Fratello. No, non farlo, fratello. Bleat. Raiden, ce la puoi fare. Una piccola esplosione. Un attimo, mi sono rotto il cazzo di parlare con l'accento russo. E che cazzo. Almeno abbiamo ucciso tutti, cioè i terroristi. Dobbiamo solo prima di trovare il tizio grosso, Sam. Basta. Dai Raiden, il protettore dei deboli, ce l'abbiamo fatta. Con la battaglia, la boss battle, raga. Oh, non so, però questo qui potrebbe essere il gioco con le boss battle più belle che abbia mai visto. Allora, io sono legato molto a Rayman 3, quindi forse posso essere di parte, però uno dei giochi con le boss battle più fighe, siamo sinceri. Vediamo un attimino che cosa succede, cosa mi dicono qui intanto. Alla barda è Tranger sbloccata. Credo che sia il bastone delle braccia di... Mi sono dimenticato il nome. Vabbè, personalizzare il corpo di Raiden. Vediamo. Allora, il corpo... Corpo cyborg originale, Grey Fox. Ok, lui so chi è. Ma costa roba. Io tipo ne ho 10.000 in questo momento. Quanto è figo questo, armatura inferno. O armatura, no, l'armatura inferno è fighissima. Però intanto vediamo anche le altre robe. Tipo l'arma principale. Però costa troppo, sono povero. Arma speciale.
C'è sta cosa qui, l'alabarda, che sembra mega figa, in caso la prendo. La vita, posso potenziarmi la vita? Ok, questo qui è uno dei potenziamenti che voglio fare a sto punto. Le pile, che in teoria sono quelle che mi permettono di fare la modalità spadona figa. E le abilità? Ok, sì, sono varie abilità, in realtà questa qui sembra figa. Attacco difensivo, forse posso difendermi meglio, vabbè, lo faccio, tanto abbiamo 60.000. Poi mi voglio potenziare la vita, Ez. Voglio l'arma speciale, l'alabarda, che mi sembra bellissima. Equipaggio, ok, equipaggiata. L'arma principale, sono troppo povero. Ah, posso potenziarla? Potenziamenti. Ah, ok, quindi forse posso potenziare la mia arma principale. Sì, ok. Guarda qui, ce ne sono tre. Costano 6.000 ciascuno. Beh, voglio prendere. Però prima voglio prendermi questa qui, l'armatura inferno. Non so se cambi qualcosa, però è figa. E va bene, potenzio tutto dell'arma principale. Da dove posso? Rimangono 14.000. Potenzio anche le pile, dai. Vabbè, direi che per ora va bene così. La voglio provare assolutamente quell'arma secondaria. Non so però come funzioni. Che figa lo sta succedendo qui. Secondo me sta macchina esplode. Voglio vederlo, voglio vederlo, voglio vederlo. È vestito da messicano? Perché sei vestito così? Proprio per non farsi notare, eh? Devo andare nelle fogne. Had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. Ah, si è portato il cane. So yeah, I say let's throw him a bone. Ah, okay, ci hanno portato il cagnolino. Exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Sì, lo so qual è il gioco di parole. Hey, Raiden. Che cos'è sto gioco? Beh, fantastico. Investilo, Raiden. Forse è meglio questo vestito che l'armatura inferno. Cioè, guardate, ha un poncho e il sombrero. Yunus è away. Mariachi. No? Un cyborg? È il sombrero. E perché quel cappello? Poi, cioè, per non farsi notare si porta dietro il cane. Ma scusami, ma che senso ha tutto ciò? Vabbè. Ma mio Dio! Che raro, eh? Hai che essere che non lo vimos. Vamonos, ya! Che cosa? Ma quanto è ignorante questo gioco, è fantastico! Ma veramente, diventa sicuro uno dei miei preferiti. Per fortuna l'ho portato sul canale. Va bene, ma credo che lo farò nel prossimo episodio, caro Kevin. The lab's been dumping illegal waste into those sewers. Oh, maledetti. They're also involved with the cartels and human trafficking. Allegedly, anyway. Ciao, cane. This just gets better and better. Quanto pare l'abbiamo riparato? We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. L'abbiamo liberato, magari. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. Ok, Kevin. Anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection. Sneak into the lab and see if you can find evidence implicating them on anything. Ok, quindi dobbiamo fermare sti brutti maledetti personaggi. We'll see. Vedremo, vedremo. Any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first though. Find a way into that lab. Sì, se magari smettessi di parlare ci vado. Black crocodiles live in those sewers, so you know, watch out. Non credo che siano loro il problema. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Ah, dei gear. But still, be careful. Va bene. You will provide backup. Sì, sì, però stati zitto, cane. Sir, yes, sir. Commence operation. La inizierai tu, perché ragazzi, io credo che... Minchia, è proprio andato di corsa. Ok, Wolf, un attimo zitto.
Ah, vedete, già si vede il potenziamento della batteria della vita. Comunque, ragazzi, io credo di concludere l'episodio proprio qui. Io spero che vi sia piaciuto. È stato molto figo, tantissimo. Cioè, le mosse che abbiamo imparato erano fra le più fighe. E comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi. E noi ci vedremo al prossimo video di Metal Gear Rising Revengeance, dove a quanto pare dovremmo fermare questi schifosi che fanno traffico umano e inquinano. Quindi, ciao, ragazzi.